settimana ricchissima di notizie, alcune buone, alcune cattive. Noi iniziamo dai flop e incominciamo da Destiny, non perché Destiny sia un flop ovviamente, ma perché la prima recensione del titolo, arrivata a pochissimo tempo dall'uscita di Destiny, gli ha affibbiato un 6. Noi ci siamo rimasti un po' male perché è un peccato che qualcuno vada ancora a caccia di click armato di sensazionalismo. Chiaramente per valutare Destiny ci vuole più tempo e le pubblicazioni più serie si sono fatte aspettare un po' di più e ora hanno voti decisamente diversi tra l'8 e il 9, anche la nostra recensione non si farà attendere. Warner starebbe pensando di realizzare un servizio di digital delivery chiamato Webplay. Questo chiaramente non è un flop in sé per sé, è normale che una grande azienda si armi anche su questo lato, però noi ci mettiamo nei panni dell'utente medio che sul computer, oltre all'imprescindibile Steam, ha anche Origin, Uplay, launcher di Blizzard, GOG e tanti altri ancora, e dunque la situazione è un po' caotica. Va detto però che Warner non si occupa solo di videogiochi, ma anche di contenuti video, e che quindi potrebbe essere un'opzione dedicata a quel tipo di utenza. Il Giappone si conferma terra difficile per Microsoft. Dopo un lancio che non ha fatto faville, una prima settimana nella quale sono state vendute appena 23.000 console o poco più, arriva anche la notizia che Batman Arkham Knight sarà esclusiva temporale PlayStation 4 sul suolo nipponico. Questo è un vero peccato perché va bene che il Giappone non è mai stato molto vicino a Microsoft, ma per l'industria è meglio che tutte le aziende stiano bene, quindi noi speriamo che le cose migliori. Ma tiriamoci su il morale e torniamo a parlare di Destiny, perché finalmente è uscito su PS3, 360, Xbox One e PlayStation 4. Per una volta il lancio di un prodotto Always Online ha funzionato piuttosto bene, qualche utente ha avuto qualche problemino, ma la maggior parte di noi è riuscita a giocare nella terra creata da Bungie. Noi ancora non vi abbiamo detto il nostro parere completo, ma sul sito trovate le impressioni di Lorenzo Fantoni e Luca Forte. Questa è stata anche la settimana del lancio della demo di FIFA 15, ma noi nel top ci mettiamo anche PES 2015 perché Adam Batti, il product manager del titolo Konami, ha detto che dopo aver provato la concorrenza è sicuro che il suo gioco non abbia rivali. La dichiarazione è un po' forte, ma forse vuol dire che quest'anno finalmente ci sarà appunto un po' di concorrenza tra le due serie calcistiche, e la concorrenza fa bene al mercato e chi ne giova soprattutto siamo noi giocatori. Signore e signori, questo è un momento solenne perché finalmente abbiamo la data d'uscita ufficiale di GTA 5 per PlayStation 4, Xbox One e PC. La versione Next Gen arriverà il prossimo 18 novembre, mentre per quella computer dovremo aspettare il 27 gennaio 2015. La data è abbastanza vicina, riuscirete a trattenere l'hype? Venite a dircelo su Facebook, Twitter, YouTube, Google Plus e Instagram. Ciao e a settimana prossima!